intento è quello di far incontrare tutti i modi di espressione artistica attraverso il confronto. E così quattro club Rotary hanno dato vita a Firenze ad un salotto letterario che ha avuto come tema principale il dialogo e l'interconnessione. Cercare di mettere insieme tutto quello che secondo me ha bisogno, diciamo, di rispecchiamento, no? di poter lavorare insieme all'interno, diciamo, di un'idea originale come possa essere questa dei caffè letterari d'Italia ed Europa, che può racchiudere forse il segreto per cambiare l'inerzia in questa società che sta andando lontano da quelli che sono i valori culturali, morali e spirituali. Scrittori, pittori, ma anche ricercatori hanno dato vita ad un pomeriggio di riflessioni sui tanti temi che legano il mondo dell'arte. Interessantissima la ricerca presentata sui tesini, che oggi possiamo definire gli antesignani della moderna comunicazione. Hanno inventato la civiltà dell'immagine, sono quelli che hanno capito per primi che bisognava, c'era questa voglia da parte di tutti di avere dell'immagine, delle rappresentazioni sulle quali sognare, sulle quali immaginare i mondi che non si conoscevano, tornavano con delle storie e le immagini arricchivano queste storie. Tra i libri, storie di donne, racconti di dolore tra violenza psicologica ed abusi. Abbiamo scoperto che c'è un sottobosco, un sommerso enorme di violenza psicologica perpetrata anche in ambito lavorativo, quindi è una sfera nuova e poco trattata e subdola, perché laddove c'è il potere gestionale anche in ambito lavorativo, nonché economico, la donna ha veramente difficoltà a fronteggiare quello che può essere una pressione perpetrata in quel settore. E poi i dipinti, che raccontano una terra bellissima e forse ancora poco conosciuta, la Lucania. Mi piacerebbe realizzare un romanzo, magari illustrato con i vari dipinti, ovviamente attinenti, in maniera tale da dare un occhio non critico, ma un occhio soggettivo, però penso abbastanza fedele, attinente, perché molte cose si vedono dall'interno. Molti temi affrontati anche di attualità, come quello del cambiamento climatico, che oggi il poeta interpreta in chiave personale. E scrivendo una poesia, la sua intenzione è quella di cercare di aprire una nuova strada per poter esprimere le sue sofferenze, i suoi malumori, la sua solitudine, ma anche per dare il nuovo volto a che cosa? Alla famiglia, alla società, al mondo. Un salotto letterario che ha visto le arti come soluzione dei mali di questo tempo, una continua ricerca dell'altro in un mondo che forse crea troppe distanze. Questa prospettiva in cui, diciamo, più che globalizzazione si parla, diciamo, di stare insieme, si parla, come dire, di fraternalizzazione, diciamo, di possibilità di costruire insieme delle cose, chiaramente questo si può fare soltanto nella piena accettazione dell'altro.